Il design non è solo arte, ma può anche migliorare il nostro stile di vita. A dimostrarlo è stata Italamp, con il suo evento a Londra, Zoom Light, che ha visto protagonisti due interior designer italiani, Camilla Bellini e Matteo Bianchi. Italamp ha iniziato questa nuova collaborazione con Ernesto e con i ragazzi da 2 anni circa. Il primo incontro che ho avuto con il design è stato grazie a una lampada, la lampada ad arco dei fratelli Castiglioni. Da lì la luce ha sempre avuto un ruolo molto importante per me. Il design è qualcosa di subconscio che ci rende felice. Il mio lavoro è di ascoltare quello che è importante per loro e di creare un ambiente che rispecchi la loro personalità. I due designers hanno presentato al pubblico le loro nuove creazioni per Italamp, un'azienda specializzata da anni nel settore dell'illuminazione decorativa. Italamp nasce nel 1975 dall'idea di mio nonno. In quasi 50 anni di storia ci siamo sviluppati e abbiamo portato il nostro brand in giro per il mondo. In questa occasione presentiamo La, che è la lampada che io ho disegnato per Italamp. La è un progetto che nasce e prende ispirazione dalla natura, si ispira a un bocciolo. Infatti è stata realizzata con la tecnica del soffio in gabbia, dove all'interno di questa gabbia di metallo color oro chiaro viene soffiata una palla di vetro incandescente che poi esplode all'interno di queste stecche. Si chiama La perché prende ispirazione dalla nota musicale La, che riproduce quello che si chiama il battito del cuore della terra, le vibrazioni della terra. E vuol dare il buon auspicio, cioè quando si accende dai là. La lampada di Matteo Bianchi invece sembra un diamante e si chiama Donna. In modo più o meno subconscio rappresenta un diamante. Ho preso un anello, no? E ho pensato, se prendessimo un anello, lo giriamo un attimino e magari lo portiamo sopra il tuo tavolo, sopra la tua scrivania. Perché no? È da lì nata l'idea. L'evento si è tenuto presso la sede centrale di TIB Plus, un'agenzia che da anni lavora con aziende di interior designing esclusivamente italiane. Ogni azienda in realtà ha la sua caratteristica. Quello che le accomuna è che sono tutte aziende italiane, di un livello medio-alto. Noi lavoriamo con retailer e architetti, prepariamo loro su come sono fatti i nostri prodotti, come devono essere progettati e li consigliamo anche sui materiali, sul mantenere il budget per il cliente. E in tutto questo, la Brexit non sembra intimorire il mercato italiano del design, seppur le sue complicazioni logistiche. Può creare più che altro problemi a livello paradossalmente solo logistico. Non può ostacolare quello che è l'intenzione di fare buon business con buoni clienti e soprattutto con un mercato così sano come quello della Gran Bretagna. Zoom Light è solo il primo di una serie di eventi del design italiano a Londra, perché presto scopriremo altre novità sull'interior design made in Italy.